Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Crash Tag Team Racing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo qui nel parco. E wow, è stato un tuffo nei ricordi effettivamente per me. Questo gioco ci ho giocato veramente tanto tempo. E di questo gioco, ancora oggi, c'è una sfida che non ho mai completato, perché da bambino non ero bravo in questi tipi di giochi. Allora, prima di tutto, partiamo un attimo con il parco. Abbiamo ottenuto già due cristalli del potere. Io direi, vuoi dare un cristallo del potere a Von Klutsch? Evviva! 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 L'auto essere viva! Avanti, Crash, alle gare! Ora ti faccio vedere cosa è vera guida! Arriviamo a ridurvi in polpette! Va bene, Von Klutsch! Clink! È ottenuto la prima macchina di Von Klutsch di qua. Allora, la macchina di Von Klutsch non è male. Però, aspetta, in teoria ora possiamo anche parlare con Nina, giusto? Ma perché perdo ancora tempo? No, ok, le chiavi nascoste a Mystery Island. Ok, la chiave era nascosta da qualche parte. Va bene, non ci importa. Andiamo da lui, nostro fratellone. Perché la sua macchina è veramente buona all'inizio. Vuoi dare 2500 monete? Massimo rispetto, Crash. A tuo fratello serve aiuto e tu glielo dai. Esatto, così si fa. Verso la vittoria e lavati con la spugna. Ah, era questa, non quella rossa. Peccato, però è comunque buona. Non mi ricordo se... Allora, non mi ricordo se tutte le auto hanno gli stessi attacchi, nel senso tutte le macchie di Crunch hanno lo stesso tipo di attacco, le stesse macchie di lei hanno lo stesso attacco. Però mi ricordo che erano buone. Crash. Allora, no, tu volevi il plutonio. Tu cos'è che volevi? Il cristallo, non per adesso. Anche se in realtà, fammi vedere Coco cos'è che voleva, anche lei il cristallo. L'unità di fusione, ok. Allora, a Mystery Island dobbiamo trovare l'oggetto per Coco, Nina, Engine e basta in teoria. Abbiamo fatto già tutti quanti i componenti attuali. Diamogli anche lei il cristallo. Un cristallo del potere, dai, glielo vai. Ecco qui il cristallo del potere più carino che abbia mai visto. Grazie mille, piccoletto. Ora piccoletto. Ora andiamo a bordo del bolide più veloce di tutto il Texas. Va bene, ma è Twilight Sparkle. Ma c'è del fieno dietro. Ma ti prego, non l'avevo mai notata questa cosa. Perché c'è una palla di fieno? Boh, vabbè. Però già ad ora abbiamo sbloccato una buona quantità di macchine. Mica male. E siamo solo all'inizio, eh. E tra l'altro, se non ricordo ma esatto, se non ricordavo male, qua c'è un frappè boompa. Calmo, la telecamera. A proposito di telecamera, scusa un secondo. Ok, è ancora invertita, perfetto. Allora, prendiamo il frappè. Ecco fatto. Torniamo indietro. No, siamo morti come dei cretini. Ok, per fortuna il frappè è ancora attivo, che era la mia paura. Ecco fatto. Dobbiamo già recuperare un sacco di monete. Aver ottenuto già tante monete la volta scorsa è stato un ottimo guadagno, credetemi. Non c'è qualche altra cassa qui? No, c'è solo quella moneta lì per terra. Per terra, lì sotto volevo dire. Allora, ecco fatto. Oh, buttale via comunque. E mettiamo il cristallo per Mystery Island. Fermi, mozzi! Questa parte qua. Le salmastre vi attendono dietro queste oscure porte del... Quanto me le ricordavo ste frasi. Grazie, signor Chix. Bene, cari piloti, un pingue bottino vi aspetta in questa nostra prima sfida. Affrontate la paurosa pista Tiki Turbo, sopravvivete ai pirati del carburatore e superate gli insidiosi trabocchetti della corsa sottomarina.
terminate queste pericolose piste per passare alla sfida dell'arena di guerra, dove folli scatenati si scontrano per vincere i premi in palio. Va bene. Non è emozionante, Stu? Cosa credi? Anch'io sono emozionato. Avanti, Crash, fammi vedere cosa sai fare. Benvenuto a Mystery Island. Allora, subito, frappe Wumpa. 1, 2, vai. Allora, non perdiamoci, non me ne frega. È giunta l'ora di cambiare il guardaroba. Dopo. Qualcuno con l'icona di una maglietta sulla testa significa che ha un abito da vendere. Premi il tasto triangolo per parlare con lui. Sì, tutto quello che vuoi. Non è il momento, però. Allora, vai. No! Allora, è bello perché adesso vi faccio vedere questa scena. Però perdiamo il frappe Wumpa. Gesù. No, dove vai? 1, 2. No! Dove va? Ok, fa niente. Ok, stavamo per cadere. Allora, abbiamo lì un tizio dei minigiochi. Ok. Dio mio, il fe... Oh, la pedana. Oh oh. Ci siamo vendicati degli squali. O meglio, quegli squali hanno mangiato qualcun altro ora. Ecco, fatto. Allora, vediamo. Aspetta. Perché se non ricordo male, quello ci fa saltare via da un'altra parte. Ecco qua. Allora, prima di fare tutte le piste, prendiamoci un attimo e facciamo questi minigiochi. Allora, abbiamo il caos in fattoria, il genio in fuga, guai sottosale, mamma le mummie, strade spaziali e spappola alla medusa. Allora, caos in fattoria, di nuovo. Guadagni punti sparando ai bersagli. Come si sparava, dimmi. Ok. Preso. Voglio provare a fare un ottimo punteggio. Dov'è? Merda. Ma per far pace col mio me stesso da bambino, che questo gioco faceva una fatica bestia. Ma tra l'altro no, ti prego. Mi sono reso conto solo oggi che cosa stiamo lanciando. Io pensavo che erano dei boomerang, invece sono delle pile di merda. Abbiamo appena lanciato della merda addosso a dei maiali che esplodono e fanno delle costine. Perché? Chi ha avuto la brillante... È Crash, per carità, però chi ha avuto la brillante idea di lanciare pile di merda contro degli animali in fattoria, per carità, eh? Ha senso già solo per quello, però... Ecco fatto, dove sei? Ecco fatto, maiale. Ok, dai che ci siamo, siamo quasi all'oro. Oh, no, merda, letteralmente. Ecco fatto. Dai che... Ci siamo quasi. Ecco fatto. Ci mancano relativamente pochi punti. Ok, siamo a 10.000, va bene. Perché non... Perché non va... Non si abbassa il counter? Ah, perché questo è mancarli, l'altro era invece se sparavi colpi a vuoto. Vai, a posto. 10.000 punti, non male, dai. 500, 700 monete e un cristallo. I cristalli del potere sono nascosti in giro per il mondo e potrebbero servirtene molti per riuscire ad accedere a luoghi importanti. Va bene. Dunque, cosa ti serve per accedere a luoghi importanti? I cristalli. Giusto. I cristalli del potere. Esatto. Sei molto più intelligente di quanto sembri. Grazie. Allora, comunque,
Ecco fatto. Allora, aspetta un secondo, perché prima, ecco, dobbiamo prendere tutte le casse. C'era una cassa, io mi ricordo, che bisognava non romperla per poter avanzare. Prima vediamo però il filmato. Di nuovo gli squali. Oh no, occhio allo squalo. Allora, vediamo un secondo che nuovo vestito abbiamo qui. Se non ricordo male, so già qual è, però. Ehi, tu! Crash Bandicoot! Senti un po' cosa da proporti. Giusto ieri, un idiota avventuriero si è messo in testa di correre. Ok, il primo era l'avventuriero. Non è rimasto molto di lui, a parte questi vestiti un po' usati. Te li regalerei, ma ho delle piccole maschere a gas da sfamare. Certo. Dai, non ti costerà una fortuna. Ma parla come Veprul questo tizio. Va bene, dai, che cosa vuoi? 500 monete. Ehi, guarda un po' cosa mi hai portato. Questo è quello che si dice un prezzo onesto. Devo dartene atto, amico. Grazie. Hai un figurone. Immagino. Spero che tu finisca un po' meglio dell'ultimo proprietario di quest'abito. Non chiedermi altro. Va bene, ti ringrazio. Da Crash classico. Va bene. Prima di tutto, prendiamo l'unità di fusione. E Coco è a posto. Ok, lanciarci da quel lato non ci serviva. Mi ricordo che però lanciarci da un lato della bandiera ci portava da qualche parte. Forse era questo lato. Aspetta, proviamoci. No, ci faceva solo saltare da questa parte. Dunque, ascoltami bene. Se ti capitasse di incontrare qualcuno con l'icona del cristallo del potere sulla testa, vuol dire che ne ha uno da vendere. Ottimo. Premi tasto triangolo per parlare con lui. Però allora aspetta un secondo prima, perché prima devo fare una cosa. Oh. Ah, questo non parlava, era un altro allora. Allora, fermi tutti. Andiamo prima di qua. Dov'è il frappe Wumpa? Eccolo lì. Allora, aspetta. 1, 2, ecco fatto. Allora, pinguino. No, mi ha colpito. Allora, altro film. Ma non è lo stesso di poco fa, dai, non ho tempo. Ah no, non era, oh cavolo. Non era quello del, cavolo, lo sapevo. Dovevo aspettare un attimo. Pensavo che era ancora quello dello squalo, invece no. Passa. Ok, allora aspetta. 1, 2, altro cristallo. Ah, è troppo tardi. Va bene, non importa. Ok, sono. Eccole qua. Va bene, 1800 monete. Dai, stiamo recuperando. Tra l'altro, appunto, ho aspettato un attimo prima di parlare col tizio perché, appunto, vende il cristallo del potere e quindi ci serve un bel po' di soldi. Allora, tizio, aspetta un secondo, fammi vedere una roba. Non si possono, allora, non si possono vedere, peccato. Volevo farvi vedere il filmato che ho saltato, ma vabbè, ve lo farò rivedere più avanti. Crash, vuoi comprare cristallo bello e conveniente usato Cooper cristallo come nuovo? Tu mi dai monete, io ti darò cristallo. Va bene, capo, prendi 1000 monete. Spendaccione con tanti soldi vuole comprare cristallo bellissimo. Bellissimo. E ora posso ritirarmi su Isola Meravigliosa. Certo. E non tornare mai più in questo come paese no. Schifoso. Investite soldi in bolle di sapone, lo chiamate programma spaziale. Ridicolo. Va bene. Grazie. Allora, vediamo dove dobbiamo proseguire. Da questo lato. Allora, io ci arrivo lì? Non credo. Però non mi ricordo neanche come si arriva là sopra. Allora, non credo proprio di riuscire ad arrivarci da lì. Mi sa che, eccola lì, c'è una chiave. Allora, aspetta un attimo. No, mi sa che devo farlo invece quel percorso. O forse devo fare, devo fare le prime due gare. Ah, che scemo, devo passare di qua. Allora, 3, 2, 1.
Ecco fatto. Mi ero dimenticato di questo dettaglio, però mi ricordo che cosa c'è qui. Allora, qui ci sono gli Vieni qui. Ecco fatto. Dicevo, c'è la lava. C'era qualcosa con la lava? No. Ok, la lava non mi ricorda. Scusa un attimo. Ma ci sono le ci sono gli indicatori che ti fanno vedere i teschi. Perché io questa cosa non l'ho mai saputa da bambino? O meglio, non ci ho mai fatto caso da bambino. Io questa morte me la ricordavo benissimo. Infatti stavo andando proprio lì per questo, ma... ci sono gli indicatori. Scusa un attimo, allora. Cioè io da bambino mi stai dicendo che... che sono stato talmente stupido da non aver visto che c'erano le indicazioni. Vabbè che i televisori del tempo erano piccoli così e quella mappa era piccola così, per carità. Però, cosa vuoi? Ehi, amico, stai cercando una gemma del potere di qualità? L'altro giorno ho trovato questo. Non so se mi spiego. L'ho trovata. Quindi ora è mia. Prima non lo era. Guarda, ti faccio l'occhiolino. Portami un gruzzolo di monete e sarà tua. Quante? Mille? Questo cagno di Von Klutsch, digli che dovrebbe pagare meglio i suoi dipendenti. 10 anni di università per vestirmi con questi stracci. Quanto è reale tutto ciò comunque. Allora, ci vogliono altre 1000 monete. Abbiamo sbloccato la corsa nella giungla. E prima di proseguire, appunto, farmiamo le suddette 1000 monete ed è caduto il ponte. Ah, aspetta, questo me lo ricordo. Questo me lo ricordo. Fermi tutti. Prima di tutto, ecco qua. C'era qualcosa qui? Allora, prima andiamo dai pinguini. Ecco fatto. Così arriviamo alle quasi 1000 monete. Ecco fatto. Allora, Cortex, che cosa vuoi? Oh, sei tu, Crash. Senti, c'è qualcosa che mi puzza qui. E non sto parlando di polpette al salmone. Devo girarmi qui intorno senza farmi vedere, ma non ci riesco perché ho la testa troppo grossa. Voglio dire, guardami, salto all'occhio come un ippopotamo in piscina. Se voglio attuare il mio piano, devi portarmi qualcosa da mettermi che sia nero e che mi snellisca. Certo. Non posso permettermi di andare in giro così. Beh, è colpa tua che ti vesti così, però ehi, va bene, andrò io a comprarti la roba. Comunque, guardate lì, c'è un pollo. Un pollo! Scusatemi. Allora, quel pollo. Quel pollo. Comunque. Ah no, ok, mi sembrava che tipo gli faceva così. Attento alle scimmie, perché? Comunque. Ecco, fatto. E qua sblocchiamo la terza e ultima gara, la corsa sottomarina. Allora, povera Marina comunque. E abbiamo sbloccato, ta-da-da-da, un altro percorso. Ok. Scusa, prossimo costume. Ragazzo, mi è capitato di trovare questo sinistro abito da Crash malvagio. Io non posso usarlo, sai, non si intona con il mio carattere. E immagino. Non è della taglia giusta per il mio di dietro. Peccato. Oh no. Penso che ti starebbe proprio a pennello, ragazzo. Con pochi spiccioli per questo potrei compiere molte azioni malvagie. E quel vestito è veramente bello. 2000 monete. La madonna. Stavo cadendo. Comunque, vorrà dire che torneremo più avanti. 1 e 2. Avanziamo intanto. Prendiamo appunto tutte le monete che riusciamo. Grazie anche a questo. Allora, dovrei dovuto probabilmente aspettare. Dai, non mi frega. O meglio, cioè mi frega ma non è il momento. 1, 2. Ecco qua. Oh cacchio, stavo per cadere. Allora, dobbiamo proseguire di qua, perfetto.
Ok, ci siamo arrivati. Non mi ricordavo se ci arrivavo o meno. Ecco fatto. Beh, dai, un po' di monete siamo riusciti a prenderle. E tra l'altro, ora picchiamo il pinguino e ce ne facciamo altre. Tra l'altro mi fa morire quel pinguino. Quando lo colpisci si rattrista. Io effettivamente non mi ricordavo si riuscisse a passare con il salto, perlomeno. Ecco fatto. Allora, fammi vedere qua. C'è qualcosa? Se non sbaglio, aspetta. No, non era questa la... No, forse sai che... Allora, aspetta. Non voglio rischiarmela, però. Ok, uno, due. Ok. Qui è dove c'era la cassa che vi dicevo che non bisogna rompere. Perché sennò non riusciamo più a passare. Qua non c'è più nulla, giusto? I soldi sono scomparsi, per caso? Oh, cacchio. Allora. No, la cassa. Porca miseria. Ah, vabbè. Va bene, dai, abbiamo 1600 monete. Non mi posso lamentare. Certo, era meglio se ne prendevamo di più, però, ehi. Ecco fatto. Prendiamo la cassa mancante. Grazie. E ora qui andiamo da un altro venditore. Guarda un po'. Ehi, amico, sta cercando di intrufolarsi in aree proibite, ma non ci riesce a causa del suo testone e della sua pelle gialla? Esatto. Non me ne parlare. O qualcuno che conosce ci sta provando? Esatto. Beh, allora ho una sorpresina per lei. Park Technologies vende il più avanzato sistema di camuffamento, il Ninjamatic 3000. Ninjamatic. Allora, lo può avere per solo 2 nichelini, qualunque cosa siano. 2 nichelini mica tanto. Ehi, ottimo, con questo il suo amico dalla pelle gialla potrà intrufolarsi dappertutto senza farsi notare. Ottimo. E magari la ricompenserà anche. Oh, forse no. Beh, io penso di sì. Comunque, da questa parte Crash. Allora, c'è un'icona di morte qui. Proviamoci, aspetta. Come... ecco. No! Ho sbagliato. Era questa. Questa me la ricordo. No, oh. Poverino Crash. Che diamine Crash. Comunque, prima abbiamo sbloccato un bottone che ho saltato malamente, perché sennò perdevamo il tempo del frappe Wumpa. Quel bottone ci ha sbloccato qualcosa di segreto, diciamo. Qualcosa che in teoria ci aiuterebbe in una corsa. Ora dovrei tornare indietro per farvelo vedere. O meglio, dovrei tornare nel menu iniziale del gioco per farvi rivedere quel filmato. Intanto finiamo il livello, poi dopo ci pensiamo. Allora, 1, 2. Ecco fatto. Qua c'è una sola moneta. Per qualche motivo c'è una moneta che in teoria ti dovresti buttare giù solo per quello. Allora. Qual è il modo migliore? Facciamo prima il cristallo, direi. Se ci arrivo, non mi ricordo. 1, 2, ecco fatto. Tadan! 4 cristalli. 1, 2, ecco fatto. Ci arrivo qua invece. 1, 2, ecco qua. Perfetto. Allora, qui, se non ricordo male ora, c'è il minigioco che da bambino mi ha bloccato del tutto. Perché non l'ho mai provato a fare. O meglio, non ho mai capito come completarlo. E come ci arrivo più che altro? Fermi tutti. Dobbiamo riuscire ad arrivare. Vediamo se... come si faceva? Ecco. Là sopra. Come ci si arrivava lì? Forse devo saltare lì e poi saltare là sopra. Non mi ricordo. Comunque Cortex, ecco te il cristallo. Oh, ma che carino. Oh. Posso andare ovunque con questo abito. Esatto. C'è anche chi una spada. Si nasconde dietro a tutto questo, non sa cosa lo aspetta. Oh, prendi questo cristallo del potere. L'ho trovato in una discarica coperta di schifoso frappè Wumpa. Quindi preferisco non tenerlo. Ottimo. Bravo, così si fa. Sai che forse... aspetta. Sì, si raggiungeva così. 1 e 2.
Ecco fatto. Allora, il minigioco del pollo. Minigioco che da bambino non ho mai capito. Raccogli i polli entro il tempo limite. Per ogni pollo raccolto recuperi tempo. Oh cacchio. Allora, ma non capisco se devo raccogliere tutti i polli. Non lo so, non è ben spiegato. Uno e due. In sostanza questi polli sono nelle posizioni di tutte le monete del gioco. Cioè di tutto quel livello che hai appena fatto. E giustamente non è che ti dicono bene dov'è che sono. O meglio, te lo dicono perché c'è la minimappa, per carità. Però è comunque difficile riuscire a prenderli tutti. Ah, oddio, aspetta, questa non me la ricordavo che c'era una roba qui. Oh, eccolo dove era il segreto. No, allora. Quello che vi ho detto prima, il bottone, allora, ho sbagliato in realtà. Dov'è? Ah, eccola. Non è il tasto che abbiamo appena fatto, ma là sopra dove c'era quella X che abbiamo... Oh, la telecamera. Quella X che abbiamo appena superato. Allora, calmi tutti. Allora, uno, due, no, cazzo. Ho missato il salto, male anche. Tra l'altro io non so quanto tempo abbiamo, anche perché il gioco non è che ce lo dice. Cioè non è che c'è un timer che ti fa vedere hai ancora 15, 10, 20, 30 secondi. Dove dobbiamo andare? Io intanto continuo a girare dove vedo i punti. Il punto è che te la devi fare veloce in tutte le zone che hai già visitato. Ecco fatto, allora. Ecco fa. Che tra l'altro io non so cosa sblocchi fare tutta questa cosa. O se lo so non me lo ricordo, ma non penso proprio di saperlo. Come ho detto, questa parte non l'ho mai finita. Ecco qua. Ecco fatto, allora. Io sto cercando di completare tutto questo minigioco che da bambino non sono mai riuscito a finire. Ah, sai perché c'è una moneta abbandonata qua sotto? Proprio per questo minigioco. Eh certo. Perché tu pensi, cazzo, è l'ultima moneta che mi manca, dove potrebbe essere nascosta? Lì. Spero solo... Merda. Merda, no. Non ho più tempo. Ok, aspetta, un pollo l'avevo anche dimenticato qui. Ecco fatto. Allora, gli altri devono essere per forza di cose sopra. Devono per forza essere lì dove abbiamo appena missati. Dai, che ce la possiamo fare. Ok. Dai, Crash. So che ce la possiamo fare, ti prego. Ah, ma aspetta, l'indicatore delle monete mi indica quanti polli mi rimangono. Ah, ma oddio, ma sono cretino allora. L'indicatore del frappe Wumpa è il timer. Vabbè, non è propriamente indicatissimo quanto tempo ti rimane, comunque. È molto generale. Aspetta, scendi. No, cazzo, oh. Ecco fatto. No. Ok. Perfetto, bravissimo Crash. Il fatto che sei morto mi è d'aiuto. Scendi. Oh, sfida dei polli superata. Monete segnate. Le monete... Oh, non lo sapevo. Cazzo, ecco come si guadagnano un sacco di monete allora. Ti riazzerano i frappè. Vabbè, allora io vado a rifarmare.